La pista Roccolo Ventura a Temù, perfettamente preparata e nelle migliori condizioni di innevamento possibile, con tutte le sicurezze prescritte dai regolamenti federali, ha ospitato questo giovedì 17 febbraio la gara di Super Gigante per la categoria ragazzi, maschi e femmine, in età dai 12 ai 14 anni, selezionati tra i migliori degli ciclab della Lombardia, che hanno partecipato all'indicativa zonale di specialità. La formula della gara serve ad evidenziare i migliori di ogni categoria, oltre a quanti possono ancora essere formati in tempo per crescere ben lungo l'asse della vertiginosa piramide che porta sempre più in alto fino alle massime competizioni mondiali. L'organizzazione è stata curata dallo ciclab Brixia Sci, che come sempre non ha lasciato nessun particolare al caso, ottenendo consensi unanimi. Dal punto di vista tecnico, la valutazione del responsabile provinciale della FISI di Brescia per la categoria Children è stata importante e illuminante. Abbiamo visto dei concorrenti di alto livello, sia nel settore femminile che maschile. La pista, avendo sciato ieri e poi non avendola battuta, solo avendola lisciata, è diventata molto interessante anche dal punto di vista tecnico, perché è uscita la neve un po' più dura che era presente sotto, e per cui ci sono viste delle ottime prestazioni. Devo dire che come provincia di Brescia ci siamo organizzati e quindi più volte ci siamo trovati per fare dei collegiali un po' tutti insieme. E questo sicuramente fa sì che i nostri ragazzi abbiano la possibilità di esprimersi bene anche in questa disciplina che è fondamentale. Quando si fa velocità, la prima cosa da mettere in conto è la sicurezza dei ragazzi, per cui sia dal punto di vista della preparazione della pista che poi della gestione delle lisciature e quant'altro è la cosa principale. Per la classifica, Brescia ha ottenuto ancora un podio prestigioso con l'oro di Veronica Triboldi. Complimenti. Sono molto contenta di questa gara, mi aspettavo da tanto questa vittoria e vorrei dedicarla alla mia compagna di ciclab Irene Palazzini che purtroppo in questi giorni si è fatta male e non potrà proseguire in questa stagione. Speriamo che si riprenda presto. Sono contenta di quello che ho fatto, potevo sbagliare di meno, ma contenta. Sono contenta perché comunque mi è piaciuto come ha sciato anche dalla prova di ieri, che ho migliorato molto e niente, sono contenta per questo terzo posto. Complimenti per la gara, no? Grazie mille, grazie mille. Sì, sono contento della gara e niente, sono contento. Nulla da cambiare, tutto da migliorare. Eh sì, nel tempo si impara e niente, cercherò sempre di migliorare. È stata una bella gara, mi sono divertito. Cosa cambieresti della tua gara per arrivare primo? Ma sì, avrei provato a spingere un po' di più, ma è andata bene. Io non me l'aspettavo, visto che era da tanto che non sciavo in Super G, quindi sono contento. Mi è andata bene. Sì, sono contento. Complimenti. Grazie. Importante e qualificante è la presenza dei genitori che nella vita sono anche imprenditori e che decidono di sostenere sia lo ciclab di cui fanno parte, in questo caso Brixia Sci, che la manifestazione. Cosa vuol dire per un imprenditore oggi, nel 2022, sostenere concretamente l'attività sportiva di uno ciclab e quindi una manifestazione così importante come quella di oggi? Cercare un po' il futuro per i nostri ragazzi, cercare di investire un po' anche nello sport, oltre che nell'attività nostra, è quella di continuare a seguire questi ragazzi, cercare di dargli un futuro anche nello sport. Ma i ragazzi che vengono da voi in azienda, quando vengono da un mondo sportivo, pulito, sano, motivato, vi accorgete che fanno la differenza o sono come gli altri? Assolutamente sì, ci accorgiamo di questa differenza proprio perché con questo sport si crea un impegno, svegliarsi presto la mattina, fare fatica e quindi vediamo una differenza con questi ragazzi che vogliono fare tanto sport. La gara si è conclusa nel migliore dei modi, sia dal punto di vista agonistico che da quello della sicurezza, dove al primo posto ci deve essere, come c'è stata, l'incolumità degli atleti.